Sanremo. A 21 anni dalla sua partecipazione, dalla sua vittoria, il Festival di Sanremo torna in gara. Elisa, ti abbiamo attesa tanto, ci hai fatto un po' aspettare. Mi verrebbe da dirti cattivella. Sì, ma non è colpa mia, guarda, si sono create delle situazioni straordinarie che non potevo immaginare, che poi mi hanno fatta tornare. È così, 21 anni dopo. Ma ce le vuoi raccontare queste situazioni straordinarie? Guarda, sì, in realtà un po' è proprio stata la... prima di tutto la pandemia, la situazione in cui ci troviamo tutti in questi ultimi 2 anni mi ha portato a pensare di fare un doppio album. Quindi non l'avevo mai fatto prima, in più di 20 anni che faccio dischi, insomma ho sperimentato tante cose, dischi acustici, dischi rock, dischi pop, ci sono stati tanti generi diversi, però un doppio album lavorato insieme, uno in italiano e uno in inglese, non l'avevo mai considerato ed era un po' una risposta alla pandemia in qualche maniera, una specie di reazione. Nel frattempo è cambiato moltissimo anche Sanremo, cioè è diventato secondo me un po' una festa della musica italiana, della scena reale proprio italiana. Infatti quello che si celebra lì, che arriva sul podio lì, insomma negli ultimi anni spesso viene apprezzato in tutte le altre piattaforme, insomma anche nelle radio, per la gente, nelle piattaforme digitali, è come se avesse messo un po' tutti più d'accordo, quindi è un Sanremo completamente diverso rispetto a una volta. E niente, tutti questi fattori insieme mi hanno portata a pensare perché no, insomma me l'hanno proposto il mio discografico, il mio management, me l'hanno proposto, sono un po' caduta dalla sedia all'inizio ed ero molto spaventata e non sapevo se ero in grado di farlo, in realtà non lo sapevo fino a ieri sera, cioè fa sempre molta impressione quel palco, no? Però sono contenta di essermi buttata, perché comunque un po' un salto nel vuoto, ogni volta che fai uscire una canzone nuova, che torni con una canzone nuova, è sempre un salto nel vuoto, no? Non sai mai cosa succede, quando piace alla gente sei contento. Quindi immagino già una lavorazione di un doppio album, quindi ti immagino persa in tantissimi brani. Come hai scelto, forse sei tu, cioè perché hai portato questo? Beh, allora è una bella domanda. In realtà c'è stata una lunga indecisione, molto molto grande, un po' di tutti noi, che eravamo tentennanti fra 2 canzoni, fra questa e un'altra. Un'altra che scoprirete presto, perché ovviamente fa parte dell'album, una canzone che ho scritto sempre insieme a Davide Petrella, che mi ha aiutato anche a scrivere il testo di questa. Eravamo in bilico fra quei 2 brani per molto tempo, abbiamo insomma iniziato a considerare seriamente l'ipotesi di Sanremo da settembre più o meno, e poi per deciderla proprio pienamente verso fine ottobre, e mi ricordo che fino all'ultimo eravamo in bilico fra queste 2 canzoni, e poi alla fine ha vinto questa, e un po' per tanti motivi e nessuno insieme, perché ci sono sempre dei pensieri razionali e dei pensieri di pancia, cioè degli istinti, delle cose che fai a sensazione, e poi le decisioni un po' sono un po' un mix di queste cose, di questi aspetti, no? Qui ha vinto Forse sei tu, la sua dinamica, la sua storia,
Ma io non sono molto brava a descrivere le canzoni, non le so, non so, mi sembra sempre di non essere capace di raccontare insomma la vera storia che c'è dietro. E beh, perché sai, forse chi è capace a scriverle le canzoni, magari descriverle fa più fatica, però può essere. Mi hai bruciato la domanda che voleva essere: se tu dovessi descrivere con le parole, ora non te la posso chiedere, magari come facciamo? Faccio finta di niente, rimetto la domanda nel taschino e me la tengo, oppure riusciamo a dare anche solo una sorta di, a descrivere il mondo, il mood della canzone più che la canzone in sé. Allora, il mondo della canzone è una canzone romantica, una canzone di trasporto. Per me parla della chimica dell'amore. La chimica dell'amore, cioè quella cosa che ti fa venire la voglia di vivere, no? Dice quella stupida voglia di vivere, ironizzando sulla voglia di vivere, perché ovviamente è quello che cambia tutta la tua vita, no? Quando tu sei acceso, cioè una luce dentro, un entusiasmo, questa cosa cambia completamente tutto quanto, quindi si ironizza quella stupida voglia di vivere, che ovviamente è tutto, e spesso senti un sentimento come l'amore per un'altra persona, ma poi non necessariamente in una relazione. Ti porta quella sensazione lì, ti accende quella cosa dentro, quella stupida voglia di vivere, è accesa, è alimentata da questo sentimento, quindi parla di quella chimica lì. Beh dai, per essere una che si è definita non brava a descrivere le canzoni, non te la sei cavata male, quindi devo dire... Ho barato, perché ho parlato soltanto di quel sentimento e non della canzone in generale, guarda. No. Però hai barato e io non me ne sono accorta, quindi okay, ottimo lavoro. E, volevo chiederti anche, insomma, arrivi a Sanremo, lo sai, con sul groppone le quotazioni, no? Nel senso, le quotazioni di Sanremo lo vincono o Elisa o Mahmood e Blanco. Tu lo sapevi, ecco, questo qua. Chiaramente. Quindi lasciando. No, onestamente no. Parlo di non tu lo sapevi come consapevolezza, dico tu lo sapevi perché questo hanno titolato i giornali, le quote stesse nel poter giocare il vincitore del festival ti davano come vincitrice, quindi ha un'influenza il fatto di, ha un peso il fatto di arrivare come quella da battere? Non lo so, che io non penso alla gara, le mie paure erano molto più, forse anche buffe dal di fuori e drammatiche dal di dentro, tipo speravo di non svenire dall'emozione, non mi preoccupa la gara, per me la gara è una scusa geniale, sia per chi si è inventato il Festival di Sanremo, sia che per chi decide di andarci, sia per chi tifa da casa, per chi decide di seguirlo, lo vuole seguire. Tutto questo serve, la gara serve per creare il Festival di Sanremo. Ma la cosa importante è il Festival di Sanremo e non la gara. Ma senza la gara non c'è il Festival di Sanremo. Quindi è una specie di esca, secondo me, in cui dobbiamo tutti quanti rimanere appesi, dobbiamo tutti quanti giocare a questo gioco per far sì che sia il più bel gioco. Finora ha funzionato, siamo alla 72esima edizione. Cioè, è un bel gioco. Funziona, un bel gioco che funziona alla grande. Facciamo esatto. Un salto in avanti insieme alla serata delle cover. Hai scelto What a Feeling. Vorrei chiederti quindi come mai la scelta. Sì, beh, allora, quando mi hanno chiesto di fare la cover, mi hanno detto, io avevo capito un po' tutta un'altra cosa, avevo capito che la cover era sugli anni 80 e basta. E quindi ho detto, beh, anni 80, in realtà io sono un po', mangio un sacco di musica, ascolto un sacco di musica, quindi per me non era un problema scegliere degli anni 60, 70, 80, 90, perché ho canzoni preferite sparse ovunque, perché ascolto un sacco di generi diversi. E quindi niente,
quando avevo capito che erano gli anni 80, io avevo già scelto War Feeling perché è una delle mie preferite degli anni 80. E Moroder è per me un genio assoluto, amo moltissimo il lavoro che ha fatto e lo trovo super influente ancora adesso per band leggendarie, poi dai Daft Punk a The Weeknd. È rimasto una reference enorme per la musica ancora oggi, e poi anche per l'immaginario incredibile del film, il fatto che racconta la storia di una ragazza e così una della working class, così semplice, con un grandissimo sogno che ce la fa e quindi è un po' un'eroina, è stata un'eroina insomma per una generazione. Io quando ero piccola guardavo quel film con mia sorella e chi non ha messo chi quando non ha indossato gli scaldamuscoli, quando ha indossato gli scaldamuscoli, sai, da piccolo così non si è sentito un po' Flashdance, un po' Alex, tutti. Io presente, io sicuro, però sai, ecco, assolutamente confermo. Voglio chiudere chiedendoti una conferma, perché non ho capito se è confermato, se ci sarà con te Elena domani, Elena D'Amario. Assolutamente sì, avrò il piacere e l'onore di avere Elena D'Amario, sì, con me, che ballerà questa canzone, perché per me la cosa più bella era rappresentarla con la danza, quindi non un duetto canoro, ma un duetto con una ballerina, perché questa canzone è danza per me. Quindi sì, non vedo l'ora. Amo la danza di Elena, la sua energia sarà incredibile. Anche noi non vediamo l'ora, Elisa. Grazie mille per essere stata grazie con a noi. Voi. Ciao, un abbraccio grande. Ciao a te, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao.